virgola che non ho. Allora, io volevo parlare dell'argomento di oggi, ma prima di tutto ciò volevo presentare l'ospite che ci è venuto a trovare. Sapete che da qualche settimana ormai diamo la possibilità a tutto il mondo di usufruire di questa bellissima sedia. E c'è con noi Maria Pia, pensate un po'. Maria Pia è una cantautrice. Benissimo, che ha lasciato la Sicilia 10 anni fa per trasferirsi in Sardegna. I suoi parenti però stanno qua. Sì, infatti ogni tanto vengo qui a Catania. Ma piangete quando vi rincontrate, tipo Caramba? No, vabbè. Non è a questi livelli. Allora, Maria Pia proprio in questi giorni presenta in Sicilia, ma un po' in tutte le città d'Italia. Ho fatto un giro in altre città d'Italia e sono qui in questi giorni per presentarlo anche a Catania, visto che sono catanese, era d'obbligo. Lo fa vedere Giuseppe, vedi? Sì, vabbè, abbiamo anche noi la copertina originale del CD. Eccola. Se lo fate vedere, perfetto. Quest'album è stato registrato alla fine di quest'estate e lo sto promuovendo in quasi tutte le città d'Italia, anche all'estero. Spero che piaccia anche a tutti gli ascoltatori catanesi. Quindi in questi giorni vi prego anche di venire, perché farò una presentazione ufficiale in un negozio di dischi, e per cui quando vedete in giro lo possiamo vedere. Quando vedete in giro questo manifesto, voilà. Sappiate che ci sono io da quelle parti, quindi possiamo farci anche un salutino di persona, e per cui vi aspetto anche nei negozi di dischi numerosi per acquistare il mio CD Gocce d'Impossibile. Si mangia quando se venite alla presentazione ci sarà anche un rinfresco, quindi si mangia benissimo. Se andate al negozio di dischi per comprare il disco, non credo che vi offriranno forse un caffè. Stiamo ascoltando un po' della tua musica, così magari ci rendiamo conto di quello che produci. Qual è questa canzone? Allora, questa canzone si intitola Io Italia, Io America. È una canzone che ho scritto qualche anno fa, quando, come tante altre persone, stavo sognando di raggiungere qualcosa, un obiettivo. E l'hai raggiunto il tuo obiettivo? Beh, un primo obiettivo sì, considerando che finalmente dopo anni di tentativi sono riuscita a fare questo CD che è stato pubblicato da una casa editrice a carattere nazionale e dove hanno collaborato musicisti di alto livello che lavorano per l'orchestra della RAI e anche altre orchestre a carattere nazionale. Quindi Giuseppe, hai capito? Cioè, per quel famoso progettino lì, noi basta che parliamo con Maria Pia ed è fatto. Potete fare quello che volete, io sono disponibile a venire in qualsiasi occasione. Allora, volevo far vedere, a parte le cavolate che fa Massimo in diretta, volevo far vedere a tutto il mondo, perché diciamo che siamo su internet www.sisterweb.it, faccio un po' il figo, e il sito, o meglio il link del sito di Vitaminic è dedicato a Maria Pia. Di questo bisogna aprire una parentesi importante, la musica in rete, per tanti considerata come il gesto di più assoluta pirateria, per gli artisti emergenti sicuramente è la massima espressione di libertà. Riusciamo a farci conoscere con più facilità, tra l'altro attraverso la rete, come state potendo vedere in questa pagina del sito di Vitaminic, si possono acquistare anche i brani del mio CD a 2500 lire. A 2500 che non è poco, se vuoi. Beh, non è neanche. Sister, nulla sarà come